E con questo è tutto. Buon campionato a tutti. Linea microfono adesso al nostro Adriano Fiorini che inizia col presentarci il torneo del Molise. Un saluto da Adriano Fiorini e bentornati al campionato di eccellenza della regione Molise, disputato in questa settimana le gare della 33esima giornata, ovvero la penultima del campionato. Ecco i risultati. A Campobasso il comprensorio Vairano batte il Campobasso per 2-1, Gioventù Calcio Dauna Vasto Girardi 3-3, Macchia Casalnuovo Monterotaro 5-1, Pietra Montecorvino Termoli 1-1, fuori casa il Sesto Campano batte il Real Montenero per 2-0 ed ancora in trasferta la Life supera il Roccaravindola per 2-1, Treppini Matese Olimpia Riccia 2-1, Venafro Polisportiva Gambatesa 5-0, riposava la Cliternina. In classifica troviamo in testa la penultima giornata il Gioventù Calcio Dauna con 72 punti, poi il Treppini Matese con 71, Venafro 66, Sesto Campano 64, Vasto Girardi 60, Macchia Life 47 punti, Polisportiva Gambatesa 39, Pietra Montecorvino 36, Olimpia Riccia 34, Termoli e Rocca Ravindola 33 punti, Comprensorio Vairano 32, Campobasso 30, Real Montenero 28, Cliternina 25, Casalnuovo Monterotaro chiude la classifica con 20 punti. Sarà soltanto nel pomeriggio del 1° maggio che conosceremo la vincitrice del campionato di eccellenza del Molise. Infatti, quella che poteva essere la giornata di gloria per la capolista Gioventù Calcio Dauna, quella nella quale festeggiare il salto nella Serie D, si è trasformata nella più classica delle giornate storte. In casa il Dauna si ferma sul pareggio 3-3 contro il Venafro, in gol con contestabile Cipriano e Terracciano, ai quali hanno risposto le reti di Trotta e due volte Rinaldi. Giornata storta, ma non tutta da buttare comunque per il Dauna. Il pareggio infatti gli ha comunque permesso di salvare il primato in testa alla classifica, ma la contemporanea vittoria del Treppini Matese sul proprio terreno di gioco, il Ferrante, contro l'Olimpia Riccia per 2-1, ha portato le due compagini ad un solo punto di differenza. Per questo motivo la gara del 1° maggio sarà da dentro o fuori. Per la cronaca, nel 2-1 con il quale il Treppini Matese si è liberato dell'ostacolo Olimpia Riccia, le reti dei padroni di casa portano la firma in entrambi i casi di Di Matteo. Di Vinci Guerra invece la rete inutile degli ospiti. Il Sesto Campano intanto certo della fase playoff in trasferta contro il Real Montenero, a sua volta già condannato ad affrontare i playout, riesce ad imporsi con il punteggio finale di 2-0. Con questa il Sesto Campano porta 19 le vittorie in stagione, 19 diventano invece le sconfitte dei padroni di casa. Il Venafro, dal canto suo già ampiamente certo della fase playoff, rifila una sonora cinquina in casa ad una ormai tranquilla Polisportiva Gambatesa. Il Venafro tocca quota 20 vittorie stagionali, mentre il Gambatesa, salvo in centro classifica, attende solo la fine del campionato. Anche il Macchia punisce in casa con 5 gol i propri avversari di giornata, il Casalnuovo Monterotaro già retrocesso. Le uniche differenze rispetto alla gara del Venafro sono che il Macchia è ormai fuori dai playoff e che il Casalnuovo Monterotaro timbra la presenza nel match con una segnatura. Al Mario Castaldi la Life, altra formazione tranquilla al centro della graduatoria, passa con il punteggio di 2-1 inguagliando il Roccaravindola, ora solo a 3 punti dal Campobasso, l'unica squadra che può insidiarla della zona play-out. L'ultima giornata di campionato sarà anche per il Roccaravindola di sofferenza sportiva, da una parte la salvezza, dall'altra la possibile coda dei play-out. Tuttavia il Roccaravindola non sarà sola in questa battaglia, il Pietra Montecorvino infatti impatta per 1-1 contro il Termoli, pensate, primo per ben 11 giornate di fila nella prima parte della stagione, ma che ora rischia di finire la propria stagione nei play-out. La 34esima giornata, non c'è dubbio, scriverà una pagina importante nella storia di questo campionato per molte formazioni. Infine, il comprensorio Vairano in quel di Campobasso strappa una vittoria che non gli eviterà comunque i play-out. Nel prossimo turno di campionato sarà infatti costretto ad osservare il proprio turno di riposo e che con molte probabilità condannerà alla stessa sorte anche il Campobasso. Ad una giornata da termine troviamo in testa la classifica marcatori napoletano del Treppini Matese con 38 gol, dietro di lui contestabile del Vasto Girardi e Trotta del Gioventù Calcio Dauna con 28 reti, più indietro Patriciello del Venafro con 18. Queste invece le gare che ci attendono nell'ultima giornata di campionato: Life, Treppini Matese, Casalnuovo Monterotaro, Roccaravindola, Cliternina, Pietra Montecorvino, Olimpia Riccia, Gioventù Calcio Dauna, Polisportiva Gambatesa, Campobasso, Sesto Campano, Macchia, Termoli, Real Montenero, Vasto Girardi, Venafro. Riposerà il comprensorio Vairano. Per l'eccellenza molisana è tutto, appuntamento naturalmente alla prossima settimana per vedere quali saranno i verdetti dell'ultima giornata di campionato.
Tuttocampo.it invita i tifosi ad inviare foto e filmati delle tifoserie e delle trasferte della vostra squadra del cuore. Tuttocampo.it, iscriviti al nostro portale e mandaci il tuo materiale. Interveniamo adesso dallo studio, ci avvisano dalla regia che purtroppo non è arrivato il solito bellissimo servizio sul gran campionato di eccellenza Abruzzo che ci fa il nostro fondatore Michele Picchioni, quindi interveniamo noi dallo studio per raccontare velocemente quali sono stati i risultati del turno numero 34 di campionato e la classifica finale con i verdetti. Allora, Celano, Acque Sapone 1-2, Martin Sicuro Capistrello 3-0, Miglianico Mordoro 1-2, Montorio Torrese 2-0, Pinito Cupello 3-0, Renato Culengolana Paterno 1-4, San Salvo Albadriatica 3-2, San Buceto Francavilla 0-3, Val di Sangro Vastese 1-3. In classifica la Vastese ha 74 punti ed è promossa in Serie D. Paterno 73, Pinito 64, Martin Sicuro 57 e San Salvo 57 seguono e sono in zona play-out. Poi bisognerà vedere se i play-off, scusate, bisognerà vedere se si disputeranno o meno per via dei distacchi, ma questo poi ce lo racconterà Michele, che è molto più esperto di me chiaramente sull'Abruzzo e sicuramente, visto che non è riuscito a mandarci il servizio per oggi, rimedierà mandando un'edizione del GR Sport di tutto campo completamente dedicata ai verdetti di questo torneo abruzzese. Io sto leggendo sulle pagine internet di tutto campo e non so esattamente dirvi specificamente i vari regolamenti. Seguono Renato Curi con 52, Mordoro con 45, Francavilla Capistrello con 44, Alba Emilianichi con 42, Cupello 41, Acque Sapone 39, San Buceto 38, Montorio 34, Torrese 33, che sarebbero al momento salve, però presumo che qualcuna di queste molto probabilmente dovrà scendere per via delle retrocessioni dalla Serie D, però anche qui ci sono regolamenti molto locali, quindi aspettate un'edizione del GR Sport a cura del nostro Michele Picchioni, che sicuramente realizzerà nelle prossime ore. Il GR Sport, vi ricordo, va in onda tutti i giorni in più edizioni con le ultime del calcio dilettantistico, in cui vi spiegherà sicuramente in modo esatto lui che è del posto il meccanismo. Posso dirvi comunque che la Val di Sangro con 28 punti e il Celano Marsiglia con 22 sono invece retrocesse al campionato di promozione direttamente. Dunque, anche per quanto riguarda la Puglia non abbiamo il servizio, anche perché si sono giocate solo due partite, quella del primo turno di playoff, una sola, in quanto l'Altamura aveva vantaggio sufficiente per essere già in finale. Parliamo quindi noi della Puglia, dicevo, l'Altamura aspetta in finale e ci arriva il Barletta, che è passato 0-1 sul campo del favorito Casarano nell'unico match di semifinale playoff disputato, mentre invece nei playout l'Otranto ha superato la Meganese per una rete a zero e ha conquistato la matematica salvezza, mentre invece per l'altra formazione purtroppo ci sarà retrocessione nel torneo di promozione. Adesso ridiamo la linea agli inviati locali, che saranno senz'altro più precisi di me su quel che accade chiaramente nella loro regione. Tocca al nostro Adriano Fiorini ancora, che ci racconta il torneo di eccellenza laziale, girone A, e subito dopo girone B. Ed eccoci tornati al campionato di eccellenza della Regione Lazio, dove il campionato è arrivato alla 33esima giornata, ovvero alla penultima. Vediamo i risultati. Fuori casa l'Almas Roma batte la Sabina per 3-1, Montecelio Boreale 1-0. A Roma il Civitavecchia batte il Grifone Monteverde per 1-0. Atletico Vescovio, Crecas, Città di Palombara 3-0, Monterotondo Fontenuova 2-2. Fregene, la Dispoli 7-3, Nuova Monterosi Montefiascone 7-0. Tolfa, Procalcio Tor Sapienza 1-1, Vigor, Acqua Pendente, Sport in Città di Fiumicino 1-1. Ecco la classifica: Nuova Monterosi in testa è già promossa con 73 punti, poi lo Sport in Città di Fiumicino con 61, Crecas Città di Palombara 56, la Dispoli 52, Tolfa e Vigor Acqua Pendente insieme al Civitavecchia 51 punti, Fregene 48, Procalcio Tor Sapienza 47, Almas Roma e la Sabina 46, Atletico Vescovio 45, Boreale 42, Monterotondo 36, Montecelio 35, Grifone Monteverde 31, Montefiascone 30, chiude il Fontenuova, ormai retrocesso nel campionato di promozione, con 24 punti.
La nuova Monterosi festeggia la recente promozione nel campionato di Serie D, battendo in casa il Montefiascone, maltrattato con il punteggio finale di 7-0, e pensare che già dopo il primo tempo il risultato era di 6-0 a favore ovviamente della squadra di casa. Spiccano la doppietta di Renan Pippi e la tripletta di Fanasca, non a caso i migliori marcatori della squadra e dell'intero girone A. Rappresenta praticamente questo il congedo dal proprio pubblico della Monterosi, che lo rincontrerà di nuovo amichevoli a parte nel campionato di Serie D. Il Montefiascone incassa la pesante sconfitta ed è costretta a guardare all'ultima giornata di campionato, che potrebbe anche riservare la possibilità di rientrare nei play-out. Lo Sporting Città di Fiumicino nel frattempo chiude in parità la sfida in trasferta contro la Vigor Acqua Pendente, 1-1 il punteggio finale. Le reti sono state di Ingiosi per gli ospiti e Saleppico per la Vigor. Il punto decreta la certezza matematica della disputa dei play-off per la formazione di Scudieri, complici anche i risultati provenienti da altri campi. Alla Vigor Acqua Pendente, tranquilla nel centro classifica, non rimane che attendere l'ufficiale chiusura della stagione. Il Crecas Città di Palombara cade pesantemente sul campo dell'Atletico Vescovio, che può festeggiare la salvezza, risultato meritato per la formazione guidata da Galli all'esordio in questa categoria. Le tre reti vincenti portano la firma di Rosati, Amici e Di Marco. Salvo l'Atletico Vescovio, fuori dai play-off il Crecas Città di Palombara, ma per entrambe le compagini l'ultima gara della stagione sarà solo una passerella. Il Fregene invece festeggia la salvezza matematica al termine di un campionato che l'ha vista a lungo soffrire in zona play-out, vincendo con un esaltante 7-3 il derby contro il Ladispoli. Al Paglialunga vanno in rete per i padroni di casa Metta e Molfese, doppiette per loro, Chierico, Romano e Romagnoli per i padroni di casa. Per il Ladispoli va in gol solo Toscano, ma riesce a farlo per ben tre volte. Anche per queste due compagini il campionato termina qua, sebbene gli umori a fine campionato sono davvero diversi, considerando le numerose settimane in avvio di stagione che il Ladispoli li ha vissuto guardando tutte le altre formazioni del girone dall'alto. Tolfa e Procalcio Tor Sapienza si dividono la posta in palio e chiudono il loro match con il risultato di 1-1, propiziato alle reti di Jukic per gli ospiti e Martorelli per i padroni di casa, squadre salve e senza pensieri. Alla Villa De Massimi Civitavecchia stende il grifone Monteverde con la rete di Luciani, pervenuta a tempo già scaduto. Alla Civitavecchia la vittoria non aggiunge nulla alla propria classifica, ma complica maledettamente l'ultima giornata del grifone Monteverde, che domenica prossima vivrà 90 minuti di fuoco nei quali dovrà evitare di farsi scavalcare dal Montefiascone e quindi retrocedere in promozione. È sul campo della Sabina che i biancoverdi dell'Almas Roma centrano la vittoria numero 13 della stagione, cosa più importante la matematica certezza della permanenza in questa serie. La squadra di Durante prima passa due volte con le reti di Colasante, poi subisce il ritorno dei padroni di casa in rete con Splendori ed infine completano l'operazione vittoria salvezza con la segnatura di Iozzi. Ora l'ultima giornata servirà solamente per i saluti finali. La rete di Iannotti invece fa esultare al Pietro Fiorentini il Montecelio, che davanti al pubblico amico batte la Boreale e si assicura i play-out. Lo fa anche il Monterotondo, al quale basta il pareggio casalingo per 2-2 nel match contro il già retrocesso Fontenuova. Alla penultima giornata in testa alla classifica marcatori ancora Orlando Fanasca della nuova Monterosi con 22 gol, dietro di lui Ciro Di Fiandra dello Sporting Città di Fiumicino con 19 gol, in compagnia però anche di Gianluca Toscano della Dispoli e di Renan Pippi, anche lui della nuova Monterosi, più indietro Manuel Saleppico della Vigor Acqua Pendente con 17 reti. Questo invece è il programma dell'ultima giornata del campionato del girone A d'Eccellenza Lazio. Almas Roma, Atletico Vescovio, Montefiascone, Fregene, Boreale, Grifone Monteverde, Fontenuova, La Sabina, Crecas, Città di Palombara, Montecelio, Procalcio, Tor Sapienza, Monterotondo, Civitavecchia, Nuova Monterosi, Ladispoli, Vigor, Acqua Pendente, Sporting Città di Fiumicino, Tolfa. Per il girone A è tutto, è il momento di vedere che cosa è avvenuto nel girone B. Ed eccoci ai risultati della 33esima giornata del girone B dell'Eccellenza Laziale. Ad Itri l'Arce batte l'Itri per 2-1, Vissartena Audace San Vito Empolitana 3-0, ad Anzio il Cassino supera Lanzio per 2-1, Città di Ciampino cede al Lido dei Pini 3-3, fuori casa il Colleferro supera il Città di Minturno Marina per 1-0 ed ancora in gara esterna il Gaeta batte il Città Monte San Giovanni Campano per 3-2, all'Ariano il Moriolo batte l'Ariano per 4-2, Roccasecca Nettuno 6-1. La classifica: Città di Ciampino 71 punti,
punti, già promosso, Anzio 63, Vissartena 62, Audace San Vito Empolitana 61, Cassino 53, Colleferro 49, Cedi al Lido dei Pini e Ditri 44 punti, Roccasecca ed Arce 43, Morolo 42, Pomezia 36, Città Monte San Giovanni Campano 34 punti, Gaeta 29, Città di Minturno Marina 27, Nettuno 14, Lariano 12. Il Città di Ciampino, fresco di promozione nel campionato di Serie D, in casa contro il Cedi al Lido.